Io, cioè, alla domanda che è successo rimango stupito, perché sinceramente... Non è proprio la domanda mia. No, sicuramente. Diritto, no, il problema è che quello che stiamo cercando di trasferire ai ragazzi è che se noi vinciamo delle partite in questo momento come siamo messi, noi dobbiamo essere contenti ed avere un sorriso da qua a qua. Poi abbiamo 1500 cose da mettere a posto, in attacco, in difesa, per quelle che sono le nostre caratteristiche nuove, ma non è facile, perché da quando non abbiamo Boschio nessuno ci raddoppia più e quindi i nostri giocatori non giocano più quando la palla arriva in una situazione di 4 contro 3 e cioè di sovrannumero per tutta la partita, in cui quando ricevono erano o liberi di tirare o erano in possibilità di giocare uno contro uno con il difensore che gli correva incontro, cioè fuori equilibrio e in modo dinamico. Noi adesso siamo tutti marcati 1-1 e questo significa costruirsi dei tiri, significa non essere liberi per il tiro, significa dover scegliere e fare le cose a una velocità diversa. Quindi è per i nostri giocatori tutto molto più difficile. Poi i nostri ragazzi sono anche giovani e inesperti ed è arrivata una pietra di difficoltà in un momento della stagione dove noi, come tutti, ci teniamo a vincere. Quindi è obiettivamente molto difficile. Chiaramente in questa situazione, poi da quando non c'è più Bosco, tutti ci giocano dai 30 ai 40 minuti di zona, perché obiettivamente non abbiamo pericolosità nel tiro, dobbiamo fare altre cose, avere una pazienza certosina, che non siamo più l'angelico che ti ricordi, e per forza non lo siamo, lo ripeto. E l'ho detto anche in conferenza stampa in settimana, eravamo una squadra che puntava a giocare 100 punti a partita, siamo una squadra che punta a giocare 70 e 75. Poi abbiamo avuto una fiammata, grazie al cerchio, di canestri da tre punti e siamo riusciti a mettere la testa avanti. Però siamo alla ricerca di un modo di giocare diverso e non è facile in questo momento. Ripeto, abbiamo mille cose da mettere a posto, non abbiamo tanto tempo per farle e soprattutto dobbiamo reinventarci tutto. Però nello stesso tempo dobbiamo gioire di questi successi. Mi sembra anche, se non mi hanno detto sbagliato, che sul finire del primo tempo tutte le squadre di Silva fossero in vantaggio rispetto alla squadra di Gol, quindi questo è ancora un maggior merito per i ragazzi. Io i ragazzi li ho stregnati per alcune situazioni, ma poi sono contentissimo per il secondo tempo che hanno fatto, rimanendo in controllo contro una difesa che non si schiodava dalla linea, dall'area dei tre secondi, contro una difesa che ci lasciava tirare sapendo che non facciamo canestro, contro una difesa che ci ha invitato ad andare fuori ritmo e invece siamo stati bravi a rimanere nel ritmo, a fare i tiri che volevamo fare, sbagliandoli, segnandoli, ma rimanendo con un equilibrio difensivo che poi ci ha permesso di chiudere la partita negli ultimi 5 minuti. Abbiamo detto anche da bravo. Ecco, quindi questa è l'ennesima finta, sinceramente, cioè, faccia funerea mi sembra fuori luogo, cioè, io sono molto contento, ma ripeto, vorrei avere 20 giorni con doppio allenamento ogni giorno per far giocare questa squadra come piace a me far giocare le mie squadre in attacco. E ogni squadra che ho avuto negli anni è stata diversa e l'ho fatta giocare in maniera diversa. Questa squadra vuole giocare in un modo molto diverso. È che non abbiamo il tempo per farlo. Non posso neanche snaturare tutti i giocatori perché dobbiamo inserire Kyle Johnson. Motivo per cui poi Kyle Johnson non ha giocato. Abbiamo cercato di mantenere la nostra identità offensiva pur avendo meno pericolosità e abbiamo fatto delle cose con un buon ritmo. Senti, scusa. Il mio stupore, senti, non era ovviamente la vittoria è fantastica, cioè, tutti, la vittoria ok, ci stupiamo, mi stupisco, scusa parola per me, mi stupisco per la mancanza di aggressività, di ritmo, di energia, che questo è un altro po' di maniche, giusto? Ho visto no, perché noi, soprattutto con una squadra così pericolosa, tiro da tre punti, dove devi andare a prendere Carnovale, un passo fuori dalla linea, Marino, un passo fuori dalla linea, e non sto dicendo delle cose per dire, perché li avete visti da dove fa canestro. Quindi devi prendere Carnovali, un passo fuori dai tre punti, Marino un passo fuori dai tre punti, Sabatini ha iniziato facendo canestro, sta facendo canestro nelle ultime 6 partite, sta tirando a tre punti con 65%, quindi devi andare a prendere Sabatini. Turel è un tiratore anche lui da un passo dietro la linea, Rossi oggi ha fatto 2 canestri da tre punti, Mausic è un tiratore da tre punti, devi andare tutti a prendere fuori e poi questo significa che ti attaccano uno contro uno, quindi non puoi neanche essere così stupidamente aggressivo, poi noi non siamo una squadra di atleti. Quindi mettere tanta aggressività tanto per metterla significa poi essere bucati uno contro uno, infatti loro ci hanno provato più di una volta ad andare a terra. Quindi anche l'aggressività nostra è diversa, noi abbiamo giocato quasi tutto l'anno, abbiamo tutto campo, oggi l'abbiamo giocata molto di meno, oggi abbiamo scelto di essere molto più competitivi e meno aggressivi. Oggi abbiamo scelto di giocare meno con retira, ma ho dovuto ripeterlo più volte alla squadra, anche perché la squadra per 8 mesi l'ho spinta a giocare con retira e mi sono arrabbiato quando non giocavamo con retira. Quindi anche per loro è difficile adesso sentire da me, non mi avete mai visto dire piano, piano, andiamo piano, e oggi l'ho dovuto dire 3 volte.
perché noi dobbiamo giocare in maniera diversa, altrimenti questi fanno 100 punti, noi ne facciamo 90 e ne vinciamo, perché la partita gara 2 sarà che se loro fanno 100, noi 90, loro vincono la partita e loro giocheranno per fare 100 punti, non giocheranno per fare 50. Ho risposto. Io lo carico. Hai risposto anche a me. Perché io volevo chiederti sull'energia, quindi è stata una scelta. A parte una chiamata nel terzo quarto, nell'ultimo quarto, dove siete stati superiori anche dal punto di vista dell'energia. Prima, come hai detto tu, l'unico vantaggio è stato fisico, strutturale. Fisico, è un vantaggio di corpo, abbiamo vantaggio di peso e quindi vogliamo appoggiare il nostro corpo e appoggiare il nostro peso. È chiaro che non lo possiamo fare correndo come dei matti, perché a correre sono più reattivi, più rapidi loro e facciamo fallo. E quindi dobbiamo mettere il corpo lì. Questa purtroppo è la differenza tra la squadra e la silver. Una squadra pesante e la squadra leggera. Allora se giochi a un ritmo forsennato, la squadra leggera ha un vantaggio. E questo è il motivo per cui ho detto, ripeto, che questi incroci non mi piacciono. Perché noi abbiamo giocato un anno intero contro squadre del nostro campionato, scoutizzandole, vedendole, giocandoci e vedendole dal vivo e sui tape, adesso improvvisamente giochiamo contro una squadra che non ha partecipato al nostro campionato. Quindi la difficoltà, il motivo per cui poi è successo quello che è successo anche nelle altre partite sicuramente, è che ti devi adattare. Loro hanno fatto un campionato diverso, dove ci sono contatti diversi, dove ci sono pesi diversi e dove c'è un modo di giocare diverso perché ci si adatta a quello che è il campionato. Com'era diversa l'Euro Challenge dal campionato di Gold. Quindi adesso sarà la nostra bravura, se l'avremo, ad adattarci ancora meglio per gara 2. Perché gara 2 vogliamo provare ad andare a vincerla per vita, e non sarà facile. Non sarà facile, però dobbiamo provare, quindi la chiave sarà riuscirsi ad adattare ancora meglio. Hai detto se avessi 20 giorni farei determinate cose, questo significa che più andremo avanti e meglio sarà, no? Oppure non c'è sì, ma non tempo per allenarci, perché noi domani facciamo finta di fare allenamento, facciamo video, facciamo un po' di stretching, faremo un po' di tiro, sabato facciamo tre cose, domenica rigiochiamo, poi se dovessimo andare a gara 3 facciamo un mezzo allenamento tra lunedì e martedì, però non c'è il tempo di cambiare molte cose e quindi bisognerà adattarsi sul campo a quello che succede. Ripeto, secondo tempo sono stati bravi, poi abbiamo trovato anche un po' di difesa mista, abbiamo trovato questa zona che non si schiodavano più, il fatto che non abbiamo un tiratore, è stato bravissimo Marzaioli a dare fiducia alla squadra e prendersi le responsabilità che altre volte non si è preso, quindi sono tanti piccoli segnali positivi. La serie è lunga, è iniziata e abbiamo fatto un buon secondo tempo. Ripeto, perché ci siamo adattati e abbiamo letto meglio la situazione rispetto al primo, dove è stata una sorpresa integrale, possiamo dire di 3-14, una roba del genere, quindi è proprio stata una totale sorpresa, ma devo dire che non c'è. Ultima cosa, poi lascio una domanda provocatoria: stasera avete vinto senza un americano, giocando con quelli che c'erano senza Bosque, no? Quindi forse si poteva rimanere anche senza Bosque, ovviamente una domanda provocatoria, poi la risposta è molto semplice, perché intanto quando l'abbiamo preso non eravamo ancora qualificati per l'Ottawa, poi è vero che non è andato a Trapani, ma per motivi di nulla osta che non tenevano, quindi noi quando preso il giocatore non eravamo neanche qualificati, quindi mi sembra che fosse un atto dovuto e anche generoso da parte del club. Poi dopo non è mica finita, abbiamo gara 2 e poi eventualmente abbiamo gara 3, ecco, sicuramente la serie non finisce e poi dopo se dovessimo riuscire a superare il turno abbiamo ancora altre partite, quindi questo ragazzo ha il tempo per darci una mano e soprattutto in questo momento già per allungare le rotazioni è già qualcosa di importante. Altre domande? Soddisfatto di come ho detto in queste settimane, abbiamo detto tante volte, sarà un'occasione importante per i giovani, stasera Eric e Nicolò hanno dato le risposte importanti, dico loro due perché sono stati insomma quelli che più evidentemente hanno inciso sulla partita, sì. Marzaioli anche, insomma consideriamo dei giusti. Giocatori che ci portiamo dietro dall'inizio della stagione, la scelta nel secondo tempo è stata andare alla partita con loro tre, sacrificando Kyle e mantenendo l'identità della squadra, quindi con Nick, Eric e Marza che sanno quello che devono fare nel momento qualsiasi cosa accada sul campo. E soddisfatto a tratti perché Eric ha giocato bene a tratti, poi si è spento e tolto dalla partita, e Nick ha giocato bene a tratti, poi si è spento e tolto dalla partita. E loro due sono un po' questa cosa dall'inizio dell'anno, solo che prima era semplice, era più semplice, perché tanto Bosque non lo toglievo mai, e quindi quando loro si spegnevano era uno che cambiava l'altro. Adesso quando loro si spengono è un problema perché non ce l'ho a cambio in questo momento. Quindi le loro responsabilità aumentano, questo è un bene perché gli aiuta ad entrare in una serie di playoff, loro che sono giovani e non ne hanno mai giocate da così protagonisti,
l'anno scorso abbiamo fatto i playoff. Magari che arrivava dalla panchina quando davanti Hollis, Infante e a volte anche Kilo, mica arrivava dalla panchina quando davanti il mondo intero, quindi adesso è diverso, per loro è una cosa importante. Risposto.